Basta anno che io non accompagni gli studenti di storia medievale a conoscere la città dove studiano, perché Siena è come un'aula, è un'avventura a grandezza naturale. E ogni anno li accompagno nelle sale del Palazzo Pubblico per una lunga lezione di storia che si conclude sempre davanti a quel capolavoro dell'arte medievale che chiamiamo buon governo. E non è un tema di poco conto. La ricerca del buon governo e del bene comune, che poi è più che nemmeno la subordinazione dell'interesse privato a quello della comunità, ha attraversato la storia del pensiero occidentale come uno dei più grandi temi della riflessione politica di tutti i tempi. Ebbene, a questi temi e concetti di valore universale, Ambrogio Lorenzetti, pittore senese, nel 1338 dedicò uno dei cicli di affreschi civici più importanti del Medioevo, dipingendo i principi astratti e gli effetti concreti sulle pareti di uno dei più rappresentativi tra i magnifici palazzi italiani del potere civico, il Palazzo Pubblico di Siena, appunto. Naturalmente la complessità del messaggio trasmesso da Lorenzetti, pieno di spunti politici e di riferimenti filosofici, poteva essere interpretata appieno solamente dai più colti, ma l'uso di tanti particolari della vita quotidiana rendeva il contenuto di immediata e suggestiva comprensione anche per il pubblico meno provveduto. Così la forza di comunicazione politica di quelle immagini risiede nella loro capacità di presentare come realizzabile, anzi come realizzata, direi, l'utopia di una società operosa all'interno di una città bella e unita dall'idea del bene comune in alternativa alla lacerazione partigiana e allo scontro degli interessi contrapposti. Perché il governo di Siena nel 1338 cerca una pacificazione sociale attraverso l'alleanza tra i ceti, la concordia e la riprovazione delle violenze private. E su questo programma chiede la fiducia, mostrando tutti i rischi del ben proprio e le possibilità di ricchezza che potevano essere garantite dalla realizzazione del bene comune.